Salve! Allora, fate passare qui. Che è ora di... Ciao ragazzi! Oggi andiamo a provare il Double Barrel Kizuma Ken Creek. Avevamo già provato quelli precedenti con le regolazioni, con le chiavettine. Questo dovrebbe essere molto più comodo e ha ampliato un po' il range di regolazioni. Quindi andiamo a vedere un attimo se sta ben incollato per terra oppure no. Eccoci qua, cambiati. Giornata spettacolare, non c'è una nuvola, fa un po' freschino, sono 2 gradi, però dopo si scalderà sicuramente. Oggi facciamo per la prima volta un codice sconto dedicato a tutti quelli che guardano i video, ovviamente iscritti al canale, se non lo siete vi iscrivete. Si parla di un codice sconto per comprarsi il casco Troy Lee SRAM, che ce ne sono arrivati un po', non tantissimi. Vedrete più avanti sotto un codice sconto che usandolo avete 30 euro di sconto sul prezzo del casco. Ciao. Ciao. Perfetto, allora un giro incredibile, bellissimo, pochi chilometri, parecchio dislivello, ammortizzatore Kizuma Ken Creek promosso a pieni voti. Allora, diciamo che è migliorato rispetto alla versione precedente per la facilità di intervento alle leve, le levettine che si riescono a modificare in qualsiasi momento, anche mentre si pedala, basta sapere dove mettere le mani. E è un vero upgrade da fare alla bicicletta, si ha il controllo perfetto dell'aderenza della ruota posteriore, si avverte questo magari sulle discese più scassate. Usando, modulando il freno, si sente sempre che la bici risponde, quindi non saltella la ruota. È veramente un bel ammortizzatore. Kizumiamo! Capito, dovevamo arrivare fino a qui e poi dovevamo andare giù a spinta fino a là, perché tanto in discesa non ci andava la bici. C'è un po' di pendenza, più poca, e 4 sassi proprio verso metà. Thank you.
tocca i pedali. Mucho. Devo via schiaffo un attimo. Manubrio. Un po' rigida la forcella, ragazzi, un po' troppo. Vabbè, lo scartatino. Un po' brillo, il utilizzatore efficiente che lavora bene. Questo è un pelo morbido. Fare un'altra molla, però non è male per niente, stiamo andando piano, però guardate la stanchezza sulle mani. Bella, sempre bella. Rimane il fatto che io ogni volta che provo una Rocky Mountain rimango sempre più convinto che sia la miglior e-bike in commercio. Sotto tutti i punti di vista, l'erogazione del motore, la ciclistica, la sensazione che si ha mentre si guida è quella di guidare su un tappeto. E volendo si può usare tanto. Altro punto che ho visto oggi, che ho provato oggi, è la gomma anteriore, la Vittoria e Mazza. Allora, l'avevamo già provata sulla Pivot, ma aveva fatto una buona impressione. Oggi che c'era vari terreni, cioè abbiamo trovato vari terreni, dai sassi, dal sasso smosso, dallo scoglio, dal fango, dal sabbione, un po' di tutto c'era. Posso dire che scherzi sull'anteriore non ce ne sono stati e il feeling della gomma è abbastanza immediato. Bello, cioccolata! Fango, fango, fango! Troppo fango! Ma che lavata qui, eh! Ah!
ormai è una figata la mazza, almeno per adesso. Mamma mia, che fangaglia clamorosa, clamoroso, cioccolata. Secondo me migliore rispetto a Magic Mary dal punto di vista di scorrevolezza, molto simile a un High Roller 2 come feeling, quindi promossa anche la gomma. Let's go! Aspetta, aspetta, temporeggio, vai! Bella fanga anche qui. Incredibilmente una super bici, allucinante, magari non la sento proprio. Salve! Ciao!
Oh. Ma oggi è veramente una giornata in cui mi sono divertito, veramente. Bello, 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 bello. La cosa importante è SRAM Troili Design. Allora, sul sito è in offerta a 2,99. Posso fare meglio per quelli che mi seguono sul canale, quindi iscrivetevi. C'è un codice sconto, come dicevo prima, che è SRAM YouTube. Il codice sconto prevede un sconto immediato nel carrello di 30 euro, quindi 30 euro che non sono pochini di sconto sul casco, e quindi potete prenderlo a un prezzo secondo me super conveniente. Iscrivetevi, ditemi cosa ne pensate. Il giro è stato veramente un bel giro e mi sono divertito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.